Allora, dopo la minchiata di Piragnetto che vi ho presentato e usare il campo del Piragnetto, direi che possiamo iniziare. Però, prima di iniziare, vorrei ringraziare due personaggi dello spettacolo abbastanza noti. Uno un po' di più, uno un po' di meno. Il primo è Dario Bandiera. Per chi non lo conoscesse, Dario Bandiera è un bravissimo attore comico che tra l'altro vanta una o due presenze al Cinepanettone, ma non ricordo quando ne ha fatto, però almeno uno ne ha fatto. E mi ha scritto questo. E c'è scritto: al grande Giovanni da Rocca, grande voi. E dal suo fantastico canale sul tubo Super Adrenalina. Con affetto, Dario Bandiera. Dario Bandiera, non so se verrei questo video, nel caso in cui così fosse, grazie mille del pensiero. L'altro invece è Albano Carrisi, che penso non ha bisogno di presentazione, visto che credo e spero che conoscete tutto quanto. Cresca la passione che da tempo coltivi fino a portarti a grandi risultati. Albano. Albano, stesso discorso di Bandiera, se verrai questo video, grazie mille per il pensiero. Detto questo, direi che possiamo finalmente iniziare, quindi 3, 2, 1, sube! Cause your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart because your body is pure adrenaline and I'm so high on you, baby. I'm on the edge, I'm falling apart. Ciao a tutti e bentornati, non ben ritrovati, bentornati dopo un mese e mezzo circa che non ci siamo stati, o subito perché pure qui stivo in vacanza, su Super Adrenalina sul canale di YouTube. Dopo qualche video messo in pagina un po' così a scazzo, torniamo finalmente a fare video come mi avete conosciuto, cioè su YouTube. Oh, annaggia, manca a cominciare, già mi sto appiccicando la lingua, tutto a posto. In questo video, come ho già detto da circa una settimana, parleremo dei momenti salienti di questa estate 2014. Dicendola all'inglese, Summer 2014 Highlights, che sta appunto per momenti salienti. Ecco, parliamo dell'inglese. Ormai è noto e risaputo che io in inglese non chiamo assai d'accordo. Non perché non volessi imparare, why you? È purtroppo una cosa, secondo me, del DNA. Il mio DNA non ha presenza di molecole che mi permettano di parlare inglese. E purtroppo io me la già imparare l'inglese perché, visto che è uno dei miei tanti sogni andare a vivere in America, non posso ir là a cantarci parlare inglese, quindi devo assolutamente rimediare a questa cosa. Però uno dei boom di questa estate, uno dei momenti salienti appunto, è stato sicuramente il discorso in inglese del nostro premier Matteo Renzi. Per chi non l'avesse visto, anzi ascoltarlo, ecco qua. My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin Wall's destroyed by the people, because the idea without market in the commercial structure, the results are not good. But for a country, this is also the representation of possibility. He was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. He wasn't able to use the copyright license, come si dice brevetto, license in 80, adesso come spesso accade in questi momenti, tocca al now is the time to eat to the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now is the time of lunch. Allora, Matteo Renzi è l'esempio che se il tuo inglese, anche se stile I'm one way, va bene per fare il presidente del consiglio. Ciò significa che tutto quanto, pure senza il malinglese, pure in mia annanza di Davide. Aurimofagnono! Questo è stato un caso che ha scatenato tante parodie, tanti sfottò e tante cose che, voglio parlarmi chiaramente, se la chiudo pure a cercare, insomma, non l'avete sentito il discorso, cioè, possiamo dire che il nostro inglese non sarà più stile I'm one way, ma stile. Altro invece caso forte di quest'estate è stato sicuramente lanciato da Sky. Cosa ha fatto Sky? È andata in onda intorno maggio-giugno, quello del periodo, la serie di Gomorra, ispirata al libro scritto da Roberto Saviano, da cui è scaturito in passato anche un film che ha avuto un successo stratosferico. Oltre che per la serie in sé per sé, che ha destato
tanti commenti positivi che negativi, e ora ne parleremo, anche per il tormento lanciato da dei miei colleghi che hanno veramente molta esperienza e molti più anni di me, e saluto, sono i The Jackal, che hanno lanciato veramente il tormentone dell'estate, tipo sta senza pensiero. The Frit Piva. Ecco, tutti quanti penso di avete visto quel video, chi non l'ha visto in quest'estate. Però insomma, come ho detto all'inizio, Gomurra ha destato commenti positivi e commenti negativi, e questa cosa è raccolta bene in un video che ho trovato sul web. Ve lascio video integrale in descrizione, voglio, perché tutto il video è poco poco lungo, mi ci fa strano come è tutto. Da cui ho preso alcune scene che vi faccio vedere, un po' così random. Via. Vi è piaciuta? No. Non vi è piaciuta? Hickson Gomorra. Certamente. Ti è piaciuta? Sì, a livello cinematografico sì. Molte cose corrispondono alla realtà, tipo quando preparano i pacchettini di droga. Perché per loro la realtà è questa. Bisogna, per farsi rispettare bisogna stare con la camorra, bisogna fare determinate cose, bisogna far paura. Voi l'avete vista la fiction? Sì, sì. Vi è piaciuto oppure no? Sì, sì. Eh? Molto bello, molto bello. Ciò che ti è piaciuto di più? Gerù. Se tu in una fiction fai vedere che si sta in mezzo alla strada, dove a scambiare la realtà è questo, stare in mezzo alla strada. Fai vedere che guadagni soldi, fai vedere che un ragazzino di 15 anni prende 500 euro al giorno, cammina su una moto. Tu hai un ragazzo che è ignorante e gli fa vedere queste cose. Dice, ah, allora io a 15 anni posso stare pure in coppa motocicletta, posso avere pure io 500 euro al giorno. E chi è il ragazzo che dopo va a fare il macellaio, il barista o il meccanico? Dice che 500 euro non li prende neanche in un mese. No, no, quello fa proprio per reattivare a Napoli, il piccolo veramente a Napoli. Voi pensate che proprio così, cioè, è realistica, sì, diciamo? E noi infatti tutti e due, così succede tutti i giorni. Ma ha avuto avanti? Muoveva un po' la mano così. Sì, ha avuto avanti, che è vivo. Poi ho visto, beh, pensi che a sto video parla da solo. Si vede che comunque c'è sta un scemo di turno che si è appassionato a Gomorra e dice che Gomorra è cosa buona e giusta. No, cosa buona e giusta non è Gomorra, perché ancora una volta mi ha fatto figure in merda a livello nazionale. Perché questo? Non perché Gomorra sia fatto male, cioè me l'ha vista e mi è pure piaciuto come genere cinematografico, se così vogliamo dirlo. Però se mi fermavo a pensare che quello che si dicesse era l'ennesima cosa contro Napoli, per cui noi passiamo solo e soltanto come Camorra, Muniz e tutto di sta pres, non è che poi mi piaceva più così tanto. Quindi Aurimfani o no, cioè si nota che comunque anche nella stessa Scampia, a parte qualcuno che ha dichiarato, ha ammesso che Camorra è sbagliato, cioè bastava che voi dico la signora che continuava a dire che Jenny Savastano era ancora vivo. Ti capi, Jenny? Non ci capite, che rit? Babbo, poi te lo spiego, non ti preoccupare. Quindi, insomma, in questo video però c'è una parte iniziale e una parte finale che non vi ho messo, perché ve la faccio vedere ora, voglio che spiega un bel po' di cose. Che cosa senti quando suoni? Amore e passione. Secondo te Scampia si può cambiare con la musica? Sì. Che cos'è l'amore per te? È tutto. A che serve? A farti cambiare. Tu l'hai vista la fiction di Gomorra? Sì. Ti è piaciuta? Non molto. Perché? Fanno vedere sempre le stesse cose. Se potessi fare una fiction su Scampia, che cosa racconteresti? La Scampia, quella che è veramente. E qual è Scampia vera? È questa. Dell'amore, musica, passione. Ecco, questa è una bella dimostrazione che Scampia non è solo Gomorra, non è solo Camorra, non è solo Muniz e tutti il resto appesso. Scampia è anche ragazzi come me, come tanti ragazzi napoletani normalissimi, con un sogno e con una passione. Tutto qua. Basta, dice solo di Scampia e Napoli in generale, è solo Camorra e Muniz. Quest'estate è stata anche caratterizzata dalle belle giornate che ci sono state fuori. No, non sono state belle di un altro. Sì, perché questa sarà l'estate era un malo tempo. Infatti, come potete vedere, sono più bianco di prima dell'estate. Perché giustamente, vai col maltempo, come vai a mare, di conseguenza non c'è il sole, non prendi il sole,
Cazzo sto dicendo, Wagyu? Questo perché l'uomo non ha saputo tenersi cara e stretta la natura. Perché Wagyu, se in estate fu patapate l'acqua e le domeniche d'agosto, quando la neve che cadrà, come ha detto Gigi D'Alessio, non è colpa di Gigi D'Alessio che ha detto a stemma, ma è colpa dell'uomo che la natura l'ha distrutta, l'ha cagnata e l'ha trasformata. Cioè, che le che dici? Auremo finito o no? Non diamo colpe al meteorologo, oppure Ucilo, oppure Pataterra, perché non è colpa loro, è colpa nostra, di tutti noi, che c'è stata la natura in un certo modo e noi l'abbiamo trasformata. Altra cosa invece che sta andando ancora ora forte è l'Ice Bucket Challenge. Che cosa è l'Ice Bucket Challenge? È un'iniziativa che sarà lanciata dalla Fondazione Raccolta Fondi per la SLA, che è una malattia di cui tutti più o meno sappiamo qualcosa, chi più e chi meno, una malattia di cui non si trova cura e servono molti soldi per poter fare delle ricerche specifiche. Cosa hanno pensato questa Fondazione Raccolta Fondi? Lanciare questa iniziativa, che consiste nel lanciarsi in testa lusicchia d'acqua gelata. Questo perché? Perché in quell'attimo in cui l'acqua gelata va in gola, in quei pochi secondi si simula in un certo senso i danni che provoca la SLA. Questa cosa è stata fatta da molti personaggi dello spettacolo e VIP in generale di tutto il mondo, dai calciatori, cantanti, attori, capi di Stato e tanti altri. Questo perché? Perché sensibilizzavano questa campagna, cioè nel senso che si stavano su Sicchia con Google e facevano la donazione in modo da far capire agli altri che bisognava donare a loro. Fino a qua tutto a posto, insomma, finché tu pigli un Sicchia d'acqua e tutto un capo e poi fai la donazione ci può anche stare. Però, visto che siamo circondati, riusciamo, molti sono tirati il secchio d'acqua in testa perché sopporto. No, la Daphne! Allora, se, per farvi un esempio, Justin Bieber, che le donne amano, sa buttare un secchio in capo per dare un messaggio, che non è, immagino già le fan di Justin Bieber, ovviamente non tutte, che ma che è semo si butta il secchio d'acqua in testa? No, sorella cara, non è semo, sta semplicemente sensibilizzando la raccolta fondi per la SLA. Io sinceramente sono stato nominato per la Super Challenge, però sinceramente non me l'ha già sentito i mutuano un secchio d'acqua in capo. Però come potete vedere, e vi sto dando le prove, la donazione l'ho effettuata. Ma perché vi ha fatto questa cosa? No, perché io sono bravo e ha già fatto la donazione. Semplicemente per farvi capire, se vi arriva questa nomination per la Facebook Challenge, buttatevi lo secchio d'acqua in capo. Non succede niente, però almeno ricordatevi che per una giusta causa si può fare tranquillamente via internet. Vi ho lasciato il link in descrizione nel caso in cui vorreste fare la vostra donazione. Ma io penso che bene o male ho detto tutto quello che c'era da dire. Questo video è stato fatto un poco, boutique sincera, pane e pomarolo, perché vi giuro sto veramente incasinato tra tanti cose. Però vi prometto che farò il possibile per fare al video a settimana e sto pensando a un nuovo format da lanciare. Vi accenderò qualcosa più in avanti. Tra l'altro siamo in preparazione del video che dovevamo già fare tipo a giugno con i Noob Production. Trovate il link in descrizione del loro canale e arrivate a un'occhiata. Che sarà un video sullo stile del video monologo numero 8. Se non l'hai visto, batti il labbra lì, mi spazzate mentre vuoi stare lì. Niente, vai, detto tutto, ci vediamo al prossimo video, che credo sia la settimana prossima. Un bacione forte, vi voglio bene, ciao! Ah, dimenticavo, cosa importante. Se ti va e non dire niente da fa, bel pollice in su, condividi e iscriviti al canale. Ho detto tutto, ciao!